Relife ha deciso di continuare l'attività di Benfante a Genova e portare la sede della holding in via Corsica, nel cuore di Genova, proprio perché, un po' perché abbiamo le origini genovesi e quindi ci teniamo tantissimo a rimanere nella città di Genova, e anche perché negli ultimi anni abbiamo avuto da parte delle istituzioni delle ottime risposte, e quindi questo territorio merita queste realtà che devono rimanere in questa città, ecco, perché noi oggi abbiamo 18 impianti sparsi tra Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana, però abbiamo preferito la holding tenercela in casa e tenercela a Genova molto stretta. Una scelta strategica e importante questa sede qua a Genova? Beh, direi che è segno della vita che riparte, è simbolico che avvenga all'indomani della ripartenza del paese, in un momento di particolari aspettative per l'economia. È importante un'azienda che porta tecnologia e innovazione anche in un campo, quello ovviamente del riciclo e dell'ambiente, su cui si punta moltissimo in termini di politiche dei prossimi anni. Basti pensare a tutto l'interesse del PNRR su questo mondo. È sicuramente un'azienda coerente anche con le politiche che stiamo facendo in questa regione per dare finalmente alla regione Liguria una chiusura del ciclo dei rifiuti e delle acque che sia degno dello straordinario ambiente che ci circonda. Un motivo di orgoglio per la città, una grande azienda che è improntata nel futuro, ha lavorato tanti anni, ma soprattutto lavorerà bene nel futuro, perché segue il ciclo completo del materiali e aiuta la città a diventare una città ecologica. Questo è quello che conta, è il futuro, il trend Europa. Noi confidiamo in Relife per gestire il ciclo dei rifiuti e aiutare la nostra città a essere veramente una delle prime in Europa.